Ben ritornati qui con noi. Siamo in diretta, quindi, come sempre, potete intervenire, potete mandare i vostri messaggi oppure fare le vostre osservazioni telefoniche. Siamo con Claudio Ascagno, presidente della CIA di Padova, ben ritornato con noi, presidente. Allora, vogliamo il titolo un po' emblematico: Agricoltura è una speranza. Perché? perché molti di voi ci hanno scritto eh, più volte dicendo: ma può essere eh, per i più giovani un investimento? Magari aprirsi, dedicarsi all'agricoltura, può essere una fuga per chi ha perso il posto di lavoro recuperare un'attività un po' vituperata perché era dei genitori o dei nonni lasciata perdere, data in gestione e rimettersi in proprio, investire in un terreno darsi all'agricoltura e vedremo di darvi delle risposte per capire realmente come sta andando questo settore e poi affronteremo diversi temi che sono eh, inerenti a quest'ambito produttivo importantissimo parleremo naturalmente anche di situazioni che possono essere pregiudizievoli perché eh, l'etichettatura, la tutela del eh, prodotto genuino di qualità e anche il famoso made in Italy in qualche modo va a compromettere se non fatta in modo consono quelli che sono gli operatori seri del settore. Però io vorrei parlare con iniziare un po' ad affrontare i vari temi con il nostro Presidente vedendo di inquadrare la situazione. Non situazione politica attuale. Questa, questo stallo in cui ci troviamo va a danneggiare anche l'ambito agricolo perché abbiamo le eh, associazioni e le categorie produttive che si sollevano, perché da una parte abbiamo l'ASCOM che non riceve risposte per quanto riguarda certe tassazioni, adesso arriva la mazzata della TARES e i commercianti sono terrorizzati, eh, abbiamo, ci sono tanti ambiti che sono in attesa di qualche cosa. L'agricoltura gode, è in un'ampolla più serena e tranquilla oppure ne risente? Beh, assolutamente no. L'agricoltura, come, come tutti i settori economici, ha bisogno di, di politiche stabili, di innovazione, di nuove idee, ha bisogno di, di finanziamenti, non tanto a pioggia, ma di, di politiche strutturali, come tutti i settori. Quindi eh, non può che eh, subire come subiscono gli altri settori. Noi infatti ci siamo richiamati... Abbiamo fatto un articolo proprio sul momento della responsabilità. Questo è un momento in cui nel nostro Paese tutti devono metterci qualcosa di importante guardando naturalmente più all'insieme, al cosiddetto bene comune che non diciamo, alla mera, al mero interesse di parte. Purtroppo questo è sempre difficile, è facile chiederlo, è difficile ottenerlo. Per quanto riguarda invece il titolo io mi sento di dire intanto questo che l'agricoltura è una certezza. L'agricoltura è una certezza, è una certezza da, da, da sempre in Italia, noi rappresentiamo un elemento importante del nostro settore economico che concorre in maniera altrettanto importante ad altri, in aiuto ad altri settori quali può essere il turismo e quale può essere in generale quello che è il sistema Italia. Il sistema Italia il bel paese non lo sarebbe se non ci fosse un'agricoltura capace nei, nei secoli di costruire questo. Ma può essere giustamente anche una nuova speranza per tanti soggetti che in maniera nuova, speriamo anche innovativa, si vogliono accostare a questo settore. Lo spazio, spazio non tanto quello terreno, ma lo spazio di attività e di idee c'è, ci potrebbe essere. Eh, quindi ben vengano tutti i contributi. Sappiamo di giovani in particolare che eh, vedono in maniera diciamo, diversa eh, l'agricoltura. In realtà, per noi, l'agricoltura è sempre quella: cioè quindi, un modo nuovo, un modo anche più a misura d'uomo di produrre e quindi di esprimersi in, in senso imprenditoriale. Naturalmente, ha tutte le difficoltà che bisogna di ricordarle. Le, che ci sono più di difficoltà di ordine organizzativo, operativo oppure anche burocratico, fiscale, economico, Cioè, dove, perché le varie categorie risentono più di questo secondo ordine di difficoltà. L'agricoltura invece? Diciamo che queste, su questo ci allineiamo, ormai anche in agricoltura ad esempio l'elemento burocrazia è un elemento insostenibile, ormai anche gli agricoltori lamentano di dover passare più tempo. Nel, nella redazione di documenti, di piccole incombenze, piccole o grandi a seconda delle aziende, piuttosto che dedicarsi alla fase primaria che è quella del, diciamo, del, della, del prodotto, della qualità del prodotto, della sua commercializzazione. Questo è un elemento che, sul quale bisogna lavorare, si può lavorare anzi anche a costo zero probabilmente e quindi può essere fatto. Poi ci sono ovviamente gli elementi quelli. Classici che attengono al, al fatto che bisogna saper produrre, ma oggi prima che saper produrre bisogna saper vendere. Oggi prima si vende e poi si produce, si produce, per, si produce per, soprattutto per il mercato: questo è una cosa che nel tempo anche gli agricoltori hanno imparato. Ormai chi si confronta con la grande distribuzione, ah. con il mercato, sa che deve avere prodotti che sono chiesti, soprattutto dai consumatori. E non soltanto quello che uno è convinto di saper fare, bisogna essere disposti a cambiare velocemente, bisogna avere uno sguardo verso il futuro, bisogna ormai rapportarsi anche con le nuove tecnologie, per questo i giovani sono molto... Ecco, io le chiedo importanti. un po', rifacendomi a del, delle mail cavoletto, ma è necessario avere dei grandi capitali, cioè avere degli investimenti, cioè avere la possibilità di anche di, di comprare queste tecnologie? Oppure tutto sommato in agricoltura è fattibile l'ipotesi del piccolo che ha il suo ambito, che si sviluppa nel suo ambito, oppure non regge il piccolo. Le, che prospettive ci sono? E anche per indirizzare i giovani. Quindi può essere uno sbocco interessante, studiando naturalmente nel settore, o bisogna avere comunque di base degli investimenti da fare. Diciamo partendo dal discorso, quello eh, più importante è quello il bene terra. Oggi, soprattutto da noi nel Veneto in particolare, accedere a questo tipo di bene è estremamente difficile. E questo è, già perché, un, problema. Questo è un problema, perché diciamo, il consumo di territorio che si è avuto in questi anni in Veneto ha fa fatto sì che quello che è rimasto vale molto di più di quello che è il reale Effettiva valore eh, finalizzato eh. poi l'attività agricola. Noi ci troviamo diciamo, a, a avere un terreno che che costa 3, 4, anche 5 volte rispetto a, a stati diciamo, simili ai nostri. Penso alla Francia, in Francia costa molto meno un ettaro di terreno che non in, in Veneto, quindi questo è diciamo, un handicap di partenza perché chi pensa di entrare in agricoltura ed investire significa farlo con cifre importanti e quindi questo è sicuramente un problema. Dall'altra parte però potremmo vedere se si riesce. Finalmente, a far partire quel ragionamento che si faceva anche in un recente passato di destinare ai giovani i terreni del demanio, i terreni di proprietà pubblica, per incentivare, per aumentare la presenza e il ricambio generazionale. Perché questo è un elemento fondamentale. Noi abbiamo purtroppo la gran parte degli imprenditori che ormai sono sopra i 65 anni. Noi abbiamo necessità di dare un ricambio. Ma non avviene un ricambio perché i figli non vogliono dedicarsi al settore o perché loro stessi, secondo lei, non hanno acquisito una mentalità imprenditoriale dove è importante avere anche un manager che poi vada a gestire, che un domani prenderà in mano l'azienda, quindi con un modello che non è quello tipicamente veneto ma che viene da altri paesi appunto. E qui abbiamo due, due tre diciamo, risposte su questo, purtroppo sono molto articolate. Intanto, i giovani che sono in azienda ormai... Eh, non solo sono pronti ma sono molto interessati quando questo è possibile, nel senso che quando il titolare è in grado di lasciare, di affidare la sua azienda a un giovane. Quando questo avviene non ci sono problemi, i giovani sono capaci, sono innovativi e, e tutto va bene. Spesso però eh, gli agricoltori anche non più giovani sono costretti a continuare la loro attività per poter... Mantenersi, per poter vivere, abbiamo un livello di pensioni piuttosto basso e quindi diventa una difficoltà al cambiamento, al poter far diciamo, passare di mano in mano i terreni. C'era un progetto da, dalla Comunità Europea, ma questo non, è sta, non ha avuto molto successo. Questo è un altro elemento eh, importante. Dall'altra parte, invece, c'è il discorso del piccolo e del grande. Una volta si diceva piccolo e bello. Oggi mh, non è solo la dimensione che, ehm, che, che è un limite, però è vero che si può essere anche piccoli e fare cose importanti di nicchia e avere successo, ma spesso bisogna essere aggregati. Oggi sempre di più bisogna mettersi insieme, partendo anche dalla, diciamo, da, dalla, dalla, dalla propria azienda, senza perdere l'autonomia, però fare politiche comuni, cercare... Eh, Acquisti comuni, il modo di vendere comune, questo deve essere messo nel futuro, in un prossimo futuro. Io penso anche nel presente, bisogna farlo diventare un elemento importante. Ecco, L'Associazione ha un ruolo in questo? Noi stiamo di... sviluppando proprio una serie di azioni in questo senso. Abbiamo visto, mettendo insieme proprio le, i problemi degli agricoltori. Oggi non si ha difficoltà a produrre con qualità, c'è qualche problema di mercato e ci sono i problemi soprattutto dei costi, degli alti costi. Questo abbassa quello che è la capacità di fare reddito di un'azienda. Quindi non abbiamo difficoltà a vendere, abbiamo problemi a avere margine da quello che facciamo. Si può ovviare cercando di incidere su alcuni elementi. Uno di questi può essere quello dei costi, mettersi insieme, fare gruppi di acquisto, mettersi insieme, fare gruppi di offerta anche all'estero di prodotti, perché purtroppo o per fortuna quando si va all'estero Bisogna andarci con quantità importanti sì, per essere competitivi. Spesso la singola azienda non è in grado, messa insieme ad altre, può generare diciamo, queste sinergie positive. Questo è un elemento su cui stiamo lavorando, siamo partiti ad esempio con i florovivaisti ma mi auguro che questo possa essere possibile anche nel settore del vino. Infatti io stavo pensando a come settori. Da una parte ci è stato anche chiesto più volte con insistenza, la cosa anche particolare è l'ulivo e quindi eh, l'olio d'oliva, di portarlo a creare de, de, delle zone di produzione anche nel nostro territorio. La convenienza, l'utilità, se è un settore che può dare avvio, come è stato quello del vino. E poi parleremo anche del vino, perché poi ci sarà il prossimo Vinitaly, per cui per voi potrebbe essere anche un'ottima eh, occasione, opportunità. Ulivetti. <ride> Io personalmente sono molto appassionato a questo, a questo tema, essendo anche proprietario proprio di olivi, quindi, ah, quindi proprio toccato. conosco l'elemento, ecco diciamo, partiamo da un concetto diciamo di base, certamente l'olivo non è diciamo in tutto il Veneto possibile l'impianto, nel senso che c'è un problema di clima, e di difficoltà climatiche, cioè può avvenire, la qualità è eccezionale, però il rischio a volte sulle piante che certe certe stagioni fredde può comprometterlo pesantemente Interrompo solo un attimo, adesso mi continuo il discorso Prego. perché è molto interessante, solo abbiamo in attesa una telefonata Pronto? Pronto, buongiorno Buongiorno, da dove chiama? Chiamo dalla provincia di Venezia Dica tutto Ecco, eh, praticamente io avevo acquistato un pezzo di terreno, circa un grammo di terreno dove c'era un vigneto no? io non mi ero mai, non ero mai eh, inserito nell'agricoltura e praticamente quando <ride> ho visto Cosa si deve fare per mantenere eh, questo vigneto? Cioè, tutti i veleni che si devono mettere, cioè, ti danno veleni tipo ossido di alluminio, diserbante, cioè, una cosa spaventosa. Ti ho detto, ma, ma, ma veramente questa qua è la vita che deve fare un contadino, vivere tra i veleni. Volevo sapere se è ancora così o se, so, o se sono cambiate le cose, perché veramente stiamo avvelenando il mondo. Grazie mille. Grazie del suo intervento. Ecco, questa è un'altra cosa che... Diciamo che questo io ritengo fa parte un po' di quello che era il passato o anche la visione del passato dell'agricoltore. Oggi certamente eh, si è molto più attenti all'agricoltura sostenibile, a un utilizzo parsimonioso di certe sostanze, tenendo presente che nel tempo sono anche cambiate le sostanze che si possono usare e che c'è ormai anche da parte degli agricoltori una tendenza a sviluppare agricolture sicuramente più compatibili e non solo quelle biologiche che poi nel tempo vedremo che aumenteranno anche nei vigneti abbiamo, abbiamo proprio qui in provincia di Padova delle belle esperienze i nostri associati che hanno sviluppato soprattutto un vigneto biologico questo è possibile naturalmente c'è bisogno di più cura di più manodopera questo sicuramente però il futuro dell'agricoltura è sempre più legato anche all'ambiente sostenibile. Quindi, per iniziativa del singolo agricoltore, nella fattispecie il signore che ci ha chiamato che volesse dedicarsi a questo vigneto e decide certo. di intraprendere una strada diversa, questo tranquillamente può farlo. Naturalmente ci vuole eh, conoscenze e professionalità, studiare sì. un po la, Però, la questo è possibile. Eh, credo che eh, siamo assolutamente d'accordo, io sono assolutamente d'accordo con telespettatore, non è possibile diciamo, continuare come nel passato, ma non più recente per nostra fortuna, e andare sempre di più verso un'agricoltura che sia rispettosa diciamo, in senso generale dell'ambiente. Solo una cosa, prendiamo in pubblicità, è Prego. più costoso questo? Diciamo, Oppure? sono tecniche diverse, quindi è chiaro che ci vuole una maggiore attenzione, maggiori conoscenze, ma non credo che sia cioè, costoso. Da, esatto, non è dannoso per la salute di, come giustamente, di chi opera in agricoltura perché sarà contatto con... Bisogna lavorare perché ci sia sempre più eh, rispetto della salute, rispetto e garanzia per l'imprenditore in primis perché poi è quello che per primo deve confrontarsi, ma c'è uno studio, ci sono tutta una serie di cose oggi che, che devono essere rispettate, non è più come nel passato. Certo, perché al sud esiste un'estensione di terra grande come il Veneto incolta? Ne, non ho capito. Per, ne rispondiamo magari dopo la pubblicità. Perché nel sud ci sono estensioni di terre incolte, cosa che nel Veneto invece non si trovano. Quindi, quando si parlava di terra che mancava, forse faceva riferimento eh, a questo. Beh. Vediamo di rispondere anche a questo, poi torniamo sul discorso degli certo. ulivi. Pubblicità: pochi secondi. Allora, ritorniamo un attimo in attesa che dobbiamo riprendere una telefonata che ci è già sfuggita eh, al discorso degli uliveti che incuriosisce, ma forse più che incuriosire eh, attira molti investitori. Lei mi diceva appunto ci vuole il terreno adatto, quindi una valutazione. Beh, intanto dal punto, diciamo premesso questo pericolo che può esserci soprattutto in questo tipo di, di regioni, posto questo devo dire che in questi ultimi anni... Soprattutto parlo della nostra zona padovana, nei colli c'è stato un recupero rispetto al passato ehm, diciamo del, dell'olivo. Eh, oggi superiamo i 400 ettari investiti a olivo, mm, eravamo a 150 non pochi anni fa. Quindi, hanno una resa anche? C'è una discreta resa, c'è un prezzo buono, eh, naturalmente nulla a che vedere come rese rispetto ad altre regioni. Eh, è una buona qualità, io devo dire che ogni anno facciamo questi concorsi che premiano diciamo, la qualità dell'olio dei, dei colli, devo dire che c'è un notevole apprezzamento. Chiaro che siamo ancora diciamo, limitati come quantità pro, di produzione, però c'è un ulteriore interesse, tra l'altro l'olivo ha questa capacità di produrre non soltanto olive e olio, ma anche paesaggio, perché un paese, un è un territorio... Sì diciamo con gli olivi sicuramente è un bel territorio però ripeto ci vuole manodopera sia per, per tenerli diciamo, per lavorarli durante l'anno e soprattutto per la raccolta e questo è un costo notevole che chi eh, hey, fa questa attività lo sa e quello bisogna metterne in conto il discorso della manodopera che è necessaria periodicamente ma anche per la gestione questo naturalmente a livello eh, di, di produzione diciamo importante perché poi se se uno ha una piccola realtà e vuole farsela in maniera hobbistica, chiaramente destina un po' di giornate all'anno a questa attività, ne dedicava sicuramente una serenità, un impegno, un po' di sudore, ma anche soddisfazione. forse qui parliamo ma anche di, re di redditi. Per quanto Vogliamo riguarda invece il reddito è, un, è impegnativo perché è costosa la produzione e quindi anche il prezzo non può essere quello che troviamo nei supermercati. A 3-4 euro l'olio d'oliva... Diciamo extravergine, non so come facciano a metterlo in quelle bottiglie. Noi sicuramente non riusciremo mai a scendere a questi prezzi. Caspita, Questo, mi fa, questo fa preoccupare perché non, non oso pensare cosa ci possa essere dentro, quindi questo apre delle parentesi terrificanti. Voglio chiedere dalla regia se c'è la conferma della telefonata. Pronto? Sì, pronto. Scusi, l'ho fate attendere, prego. Buongiorno, dove chiama? Buongiorno, sono Roberto, telefono da Padova. Sì, signor Roberto. Benvenuto a lei e al suo interessantissimo ospite, col, col quale concordo e ringrazio per tutte le notizie che ci dà. e, e Trovo la, interlocutore giusto per ehm, chiedere: per caso lei ha visto la trasmissione di ieri sera di Diacona su Hai ieri sera? No, forse eh. non l'ha vista, no, no non l'ha vista. Non no. l'ha vista. E praticamente in questa intervista, in questa in, questa, in questa, eh, hanno fatto vedere che a Brescia, eh, in, in da, da parte in, in, del quartiere di Chiesa Nuova eh, primo maggio, cioè tutti i terreni agricoli eh, prospicenti l'azienda Caffaro, sono eh, risultati tutti inquinati. Praticamente una sera un veterinario è andato in un'azienda agricola ha prelevato del latte e poi eh, due giorni dopo eh, è ritornato e ha ordinato di ammazzare tutti gli animali, bloccare tutta la coltivazione perché eh, praticamente mille volte in più i livelli di BCB, arsenico, piombo, mercurio. Eh, poi dall'inchiesta ne è uscito che questa Caffaro ha creato un inquinamento a più di 110.000 metri di terreno, è inquinato le falde acquistere, eh, tumori oltre il 60% eh, al fegato, eh, praticamente tutte le scuole, gli asili, i parchi, i bambini non possono neanche giocare nell'erba, bloccate tutte le coltivazioni, ma poi il problema è che eh, si è propagato questo inquinamento ad altre coltivazioni, ad altri campi, anche a 20 chilometri dalla zona. L'inchiesta poi ci ha fatto vedere che alla Monsanto, l'analoga della Caffaro, uh, in America, ha pagato i danni e ha pagato la bonifica, che una bonifica così costa cioè, cifre incredibili. E hanno concluso facendo vedere a livello societario che questa ditta ha chiuso: hanno fatto le scatole cinesi, e siccome dietro c'erano i furbi del quartierino, cioè hanno parlato Fiorani, Ricucci, Consorte, Tegnutti. Persone, queste persone che erano addirittura nel consiglio di amministrazione del comune si sono dileguate con le dei cinesi. Il sindaco degli ultimi dieci anni non si è neanche costituito parte civile, oggi è un senatore del PD. Eh, questo signore eh, chiaram chiaramente. No, no, ma eh, non entriamo. Abbiamo capito un po' di discorso, ma volevo chiedere, eh, qualcosa. Volevo, chiedere, volevo chiedere al signore, al signore che sento che è una persona preparata, non pensa che gli agricoltori e eh, le persone che lui rappresentano debbano un po' consorziarsi anche contro queste situazioni? che stanno disastrando il paese che mettono a repentaglio la loro attività dei, e anche cioè, delle, delle generazioni a venire cioè, qui in Italia praticamente è un far west cioè, noi abbiamo delle, delle, delle conversazioni eh, molto, mo, molto competenti però poi eh, cioè, ci sono delle situazioni che sono veramente un olocausto in giro Brescia a 150 km da Padova non è che stiamo parlando del, sì. di Washington eh, grazie, scusate. Grazie. Per... Buona no, no, grazie del suo intervento, signor Roberto. Grazie. Prego, Presidente. Cosa Beh, questa è un'informazione, mi spiace di non aver potuto vedere questo servizio, ma è sicuramente da caponare la pelle. E però dimostra anche la fragilità del nostro territorio, in primis, naturalmente l'agricoltura che lo detiene per il 70%, chiaramente subisce assolutamente. Mh, ma si può fare qualcosa? Perché poi in questi Beh, casi qua si, che, si può scoprirli eh, troppo tardi. Che allora, poi Si ore. può fare qualcosa? Naturalmente, si dovrebbe fare qualcosa. Si doveva fare qualcosa prima, Sarebbe quando certe, un certo tipo di, di, di fabbriche insalubri si insediano sul territorio. Io le dico: se noi abbiamo un'azienda che fa conigli in un certo territorio, viene qualificata come nociva per l'ambiente intorno. Questo tipo di, eh, di aziende dovrebbero avere probabilmente un tipo di, eh, di analisi, di osservazioni e di autorizzazioni ben, ben più difficili e questo non avviene. Quello che è evidente è che chiaramente noi oggi possiamo purtroppo lavorare per il futuro con una maggiore attenzione e questo lo potremo fare se ci mettiamo insieme agricoltori ma soprattutto cittadini, i consumatori perché sono gli unici che possono difendere. Noi in queste aree, soprattutto nelle aree che si sono sviluppate in Italia di più, perché poi risponderemo anche certo. alla domanda del sud, eh? abbiamo subito veramente un consumo anche Screzione. tragico del territorio. Tra Lombardia e Veneto siamo le prime due regioni che hanno consumato per, per usi artificiali. Il suolo. No, no, assolutamente, questo è gravissimo. Un attimo solo c'è un'altra telefonata, sì. pronto? Pronto, buongiorno uh, lei e il suo ospite. Da dove chiama? Da Zero Branco Televiso, Piero da Zero. Prego, dica tutto. Eh, niente, vorrei dire. Eh, eh, agricoltura è una speranza, la speranza di morirva. Non di viva. Perché ogni mattina gli ne una. Stamattina mi è arrivata il mio sindacato con del, del suo rappresentante, che chiede apposta elettronica, che è singolo. Boh, scusa però voi care. Che cosa? Spese aggiunte, sempre spese aggiunte, sempre spese aggiunte, stanno mungendo una mucca che non fa più latte. Lei è un agricoltore? Sì, sono un agricoltore, Io sono anziano ormai. Ho, ho avuto le mie belle soddisfazioni da giovane. ho, ho, bello, ho viaggiato molto, ho visto l'Europa, una roba. Però dopo sto non mi sono fermato a casa con la famiglia a stare a casa, è sbagliato. E è mancata la moglie e mi riportato. Allora, ho un amico che ha 10, 15 anni meno di me, aveva un figlio, ha un figlio novio che lavorava sui trasporti, si è, è venuto a casa a lavorare la terra, Gli ho detto cosa siete fatto? Ma si è tomato, ho detto Renato, ma cosa? Dopo 8 mesi ha abbandonato il lavoro perché non ce la faceva più, non viveva, era sposato, aveva un figlio, un altro figlio in arrivo e ha toccato tornare via. Tu ho detto dovevi tornare indietro quando avevi la pensione, lavorare la terra, non adesso. Mm. E vive I e i, i, i cose però qua il zio monza l'agricoltura mi ad esempio che era di caparoni fatti nel 60 62 er, irregolari tutto mancava la concessione non la concessione l'agibilità cioè, nel 60 50 anni fa chi veniva a essere l'agibilità io fuori un uh, perché era i caparoni delle case sì. roba, e io fuori mi era fatto oh, perché non mancava l'agibilità te puoi mettere in regola con l'agibilità sì ma con le regole adesso bon, e non un po' di caparoni Porto via, io porto io i casi che a attorno. E' tutto che sì. okay, Ma se una roba. Dopo non capoloni era regolarmente, buon a eh, terreni agricoli, ma a all'urbano, morale della faula, 2600 euro di fattura al progettista, eh sì. per quali 400 euro lo Stato, nanti pochi del progettista, tanti 500 sì, bo, dalla sera mattina lo Stato si è trovato 1000 euro in tasca. Certo, non Perché lavati, lavati dai risparmi che avevo. Ma allora, cos Cosa vogliono? Vogliono lavateci il sangue? Chiarissimo, adesso vediamo. Grazie molto, adesso intervento, Grazie. Eh, ecco. beh, intanto, Questo agricoltore non ve lo saluto. No, beh, saluto Piero, che tra l'altro, fare l'agricoltore a zero branco è un bel posto, secondo me. Ci sono ottimi prodotti. Ma lui di fatto ci richiama un po' a quel ragionamento di prima. Indubbiamente. Un'eccessiva burocrazia anche in agricoltura sta penalizzando soprattutto una certa fascia di agricoltori. No, lui ha che... fatto anche un'osservazione: ha detto stamattina è venuto il sindacato della CIA no, a, a dirgli: no, no, <ride> ha detto un di un'altra associazione, non quella mia. Ah, forse si è comunque per ricordargli sì, che la, anche sul web PEC. ci sono delle cose per la PEC, perché ormai naturalmente esatto. tutte le comunicazioni, anche per le aziende agricole, dovranno avvenire tramite questa. E questa è un'altra rogna questa, questa cosa una... qui. Noi tra l'altro ci siamo fatti carico come confederazione di, diciamo, di affidare, di a... cioè gli agricoltori che vogliono tramite noi diciamo, hanno un beneficio. Abbiamo cercato di farlo naturalmente non aggravando di costi questa funzione, perché giustamente se no diventa. Una sorta di mungitura tutta verso esatto, gli agricoltori. Cioè è e questo è sbagliato. Ma poi penso anche una persona di una certa età che già si dedica a delle attività di un certo genere, doversi anche cimentare in tutte queste burocrazie è certo. estenuante, veramente. Cioè le... Il, per questo, un po' noi cerchiamo di dare una mano, anzi, no, nel senso che poi i nostri proprietari, i nostri soci, ci dicono cosa fare e cosa non fare. In questo caso abbiamo convenuto di attivarci in questo modo però ehm, Piero si richiama un'agricoltura del passato quando lui ha potuto costruire, insediarsi vestire. in un certo modo perché l'agricoltura si lavorava, si faticava ma si guadagnava oggi si lavora di più, si fatica di più e si guadagna molto meno quando si guadagna questo è il problema grave dell'agricoltura certo. un'altra telefonata, pronto? Sì, salve, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Della provincia di Verona. Mi dica tutto. Ci no, dica. ecco, niente, volevo dire che questa Italia è così, è così mal ridotta, no? Sì, che ecco, questa Italia è così mal ridotta che un, un mio genero, che ha un'officina meccanica, è costretto a lasciare il caponone perché l'USL è andata fuori. E, e ha fatto delle, delle osservazioni che la finestra è più stretta di due centimetri, che il tetto è più alto di tre e che il pavimento non è. Eh? Quando che invece poi ci sono le aziende che inquinano aria, erba e falde acquifere, questa è l'Italia. Va bene? Certo. Grazie grazie del suo intervento. E qui torniamo al solito discorso, cioè una macchina burocratica che intoppa l'attività e il lavoro, però nella sostanza ci sono dei danni ambientali gravissimi che ricadono poi sull'agricoltura, sulla nostra salute. Sì, no, ma apparentemente però, noi è... sembriamo molto più severi di tutti gli sì, altri. Sì, è verissimo. In è verissimo. effetti i nostri i, i permessi in Italia durano ci vuole tantissimo per ricevere le autorizzazioni, ci vuole tantissimo costi per raggiungerle e poi sono spesso inefficaci. In altri paesi si hanno in minor tempo, si fa lo stesso si la sostanza, e poi alla fine insomma. probabilmente sono più efficaci i nostri. Quindi in questo senso qui abbiamo molto da fare e a costi contenuti. Diventare europei da questo punto di vista forse ci farebbe bene, nel senso che noi vediamo la nostra media per ottenere un'autorizzazione è doppia, tripla di quella di altri paesi e spesso anche inefficace. Assolutamente, eh, rispondiamo appunto perché al Sud esistono. Es eh, sì, okay, ritorno alla domanda <ride> formulata adesso, risponderemo anche a questo discorso, ve lo prometto. Andiamo in pubblicità. a Pochi secondi. Rieccoci qui insieme. rispondiamo subito al discorso della differenza tra nord e sud, degli appezzamenti di terreno, qui eh, zone incolte non ce ne sono a trovarle, e invece giù ce ne sono anche parecchie. Beh, non è che io sia proprio un espertissimo del sud, però per quello che ho potuto vedere, naturalmente anche lì le zone, quelle migliori, sono altamente produttive. Penso la Sicilia, la Puglia, la Campania e venire su. Nel Lazio, chiaro che eh, lì scontiamo ancora di più un certo tipo di difficoltà e di disorganizzazione. Eh, non c'è dubbio che eh, anche grandi produzioni, importanti produzioni, hanno problemi di carattere commerciale, lì gioca molto di più l'effetto della filiera, l'intermediazione e quello che rimane agli agricoltori è sempre più difficile. Associato quindi a un Tendenza che, soprattutto nel passato, c'è stata quella di, di un'emigrazione, di uno spostarsi da quelle aree ha favorito naturalmente l'abbandono, soprattutto delle zone eh, meno appetibili. Oggi abbiamo visto anche un ritorno in certe aree, ad esempio nella Puglia, dove si è incrementato notevolmente la capacità produttiva anche in maniera innovativa, anche con qualche diciamo, distorsione, perché abbiamo visto, ad esempio, un, il fenomeno. Dell'utilizzo del fotovoltaico a terra che lì rischiava di diventare qualcosa veramente di, di negativo, cioè rischiava di cambiare un po' che era il paesaggio della Puglia. Avevamo talmente tanti di quei progetti in Puglia sul fotovoltaico a terra che da soli sarebbero stati sufficienti a coprire il fabbisogno, la percentuale che l'Italia doveva raggiungere. Per fortuna è stato bloccato, però certamente lì. Ci sono appezzamenti uh, disponibili a costi inferiori sicuramente però con qualche difficoltà in più, con non soltanto difficoltà. dal punto di vista climatico che il caldo va bene ma se, se manca l'acqua abbiamo dei problemi, grossi problemi e con questi problemi che dicevo diciamo di carattere chiamiamolo territoriale è legato alla logistica, è legato un po' al commercio che rischia di essere un po' inquinato anche da soggetti terzi rapidissimi perché abbiamo il tempo che vola letteralmente, pochi secondi dalla chiusura. Allora, situazioni climatiche, questo clima, questa piovosità è a favore di un'agricoltura, quindi avvantaggerà oppure siamo no, di nuovo a rischio? Purtroppo qui noi abbiamo questo, questo momento, poi questo fenomeno dell'acqua, al di là delle del, negatività su alcune produzioni del momento, penso ad esempio agli asparagi che hanno, rischiano di trovarsi con 15-20 giorni di ritardo e quindi avere un momento in cui abbiamo un'iperproduzione e quindi anche un rischio sul prezzo. Abbiamo grossi problemi soprattutto per quelle che sono le semine, e cioè non riusciamo ad entrare nei campi, non sono praticabili e quindi la soia non può essere seminata. Abbiamo rischio sul mais, Ten ricordiamoci che noi abbiamo avuto un problema lo scorso anno sì. sul mais che, che si che potrebbe può ripresentare. Essere ovviato, se vengono anticipate le fioriture, per anticipare le fioriture bisogna anticipare le semine. Sì, ma fa? con quello che sta avvenendo adesso rischiamo. Noi abbiamo, abbiamo che il mese di luglio è il mese peggiore come il caldo nelle nostre aree, e quindi se noi lì ci troviamo in un certo stadio della produzione, rischiamo di vedersi riproporre quegli effetti negativi che abbiamo avuto. Cercheremo di evitarlo. Ma questo quindi, questo dimostra che, che l'agricoltura combatte sempre. Non soltanto con il mercato, con la globalizzazione, ma anche con questo elemento imponderabile che è il clima. A volte ne fa la fortuna, ma molto spesso ne fa anche veramente i disastri. Eh, ecco, Per quel che riguarda la PAC, due parole perché ci sono molti addetti ai lavori che ci ascoltano e quindi eh, questi contributi che dovrebbero arrivare. Eh, sì, diciamo posso... che noi abbiamo questa fortuna essere inseriti da sempre nella politica europea e senza enfatizzare comunque rappresenta un, diciamo, un elemento importante per continuare ad avere un'agricoltura che sia sostenibile e che guarda al futuro. Ci sono presupposti che arrivino insomma, No, dei... i soldi arrivano mm. stiamo ancora Come discutendo questo. su quanti ne arrivano perché all'inizio si era parlato mm, di 1045 miliardi poi, cifre... poi dopo diciamo quelli, quelli con l'acceta hanno portato a 960 miliardi oggi si rimette in discussione tutto perché il Parlamento europeo insieme alle commissioni e gli stati stanno ridiscutendo, però c'è la certezza non che i soldi arrivano. arrivano. Se ci saranno dei ritardi come sta avvenendo in questo momento avremo uno o due anni di transizione in cui praticamente ci porteremo dietro i meccanismi di questo passato periodo, cioè utilizzeremo non i nuovi strumenti ma quelli vecchi, quindi noi non avremo diciamo grosse perdite. Però teniamo presente che la nuova PAC si confronterà con l'Europa 27-28 e quindi con la necessità di ridistribuire su più soggetti Assolutamente. le stesse ricchezze. Assolutamente. Vorrei concludere con un richiamo positivo il 7 al 10 di aprile inizia Vinitali lì è la nostra diciamo, vetrina, soprattutto dell'export. L'export nel vino oggi è l'elemento fondamentale. Oggi bisogna esportare assolutamente, perché si è visto che i paesi che consumano non sono più quelli che producevano, i tradizionali, l'Italia, la Francia, l'Europa in generale, ma sono altri. Oggi il primo, nuovi il primo consumatore è gli Stati Uniti, e per fortuna noi siamo i primi esportatori, ah, quindi ecco. abbiamo questo vantaggio. Un altro grandissimo importatore di vini e consumatore di vini, sempre in, cresce, eh, in crescendo, è la Cina, paese nel quale noi non riusciamo ad arrivare invece come vorremmo. Siamo troppo divisi, le iniziative sono frammentate. Ah, bisogna yeah, yeah. invece investire eh, sul marketing. Infatti, eh, si sta facendo e si farà, ho visto anche qui a ehm, Vinitaly perché i, i cinesi, 190 milioni di cinesi acquistano via web, via internet, quindi bisogna incentivare quel tipo di, di strumento che è fondamentale, altri sono i paesi che stanno emergendo come consumi e noi dobbiamo raggiungerli, bisogna Anche che la nostra punto. qualità... Arrivi sulle loro tavole. Assolutamente, questa è un'ottima prospettiva, comunque può dare dei risvolti interessanti. Io la ringrazio di essere stato qui con noi, ringrazio Grazie a voi, voi. telespettatori. Eh, torneremo naturalmente periodicamente ad affrontare dei temi importanti. La prossima volta, magari, avremo degli agricoltori che certo. ci daranno degli esempi di agricoltura virtuosa proprio perché possono essere molto incentivanti e insomma sollevare anche gli animi. Buon proseguimento. Noi ci ritroviamo, però, questa sera alle 21 per parlare di politica e attualità. Vi aspetto, è sempre in diretta. Ciao. あ